Allora Paola, appunto Abramovic, gli oligarchi russi, e noi abbiamo gradito ospite, ci ha accompagnato tante volte con le sue eresie, adesso con un libro che ha delle chiavi molto interessanti, sì, sulla guerra economica, il professor Emiliano Brancaccio. Professore, buongiorno. Buongiorno a voi, grazie. Allora professore, questa è una guerra economica tra debitori e creditori, in realtà, la guerra tra Ucraina e Russia, ci spieghi meglio? Sì, lei ha gentilmente citato il nostro libro che si chiama La guerra capitalista. Nel libro noi sosteniamo appunto che è una guerra economica, se ne parla poco di questo aspetto, ma noi riteniamo che sia l'aspetto centrale. Cioè la guerra in Ucraina, le tensioni su Taiwan, le decine di altri conflitti che oggi sono sparsi nel mondo, sono stati alimentati dai disastri della cosiddetta globalizzazione capitalista, che ha provocato enormi squilibri economici. Non le piace, eh? Ancora... No, ma non è che non mi piace, ci sono dei problemi irrisolti conseguenti alla globalizzazione. In particolare, cosa è successo? Negli anni della... Veniamo al dunque. Gli Stati Uniti e altri paesi occidentali hanno importato molto e quindi hanno accumulato pesantissimi debiti verso l'estero. Viceversa, la Cina e in misura minore la Russia e altri paesi asiatici e medio orientali hanno invece esportato molto e quindi hanno accumulato molti crediti verso l'estero. A un certo punto che è successo? Questo squilibrio irrisolto tra creditori e debitori ha determinato una svolta. La svolta è che da qualche anno gli Stati Uniti e i loro alleati non sono più alfieri della globalizzazione, ma al contrario sono diventati protezionisti, cioè stanno elevando barriere commerciali e soprattutto finanziarie proprio per proteggersi dalla potenza esportatrice, certo, dei grandi creditori. E la guerra? Il guaio è che, come accade spesso purtroppo nella storia del capitalismo, la svolta protezionista scatena la reazione militare. La nostra tesi è che oggi la Russia è in prima linea, ma con la Cina sotto traccia, questi grandi creditori orientali hanno iniziato a lanciare avvertimenti contro il protezionismo occidentale. Cioè hanno iniziato a minacciare che se il protezionismo occidentale continua, loro sono pronti anche ad aprirsi sbocchi per le loro esportazioni di merci e di capitali nel mondo, anche con la violenza. Cioè crearsi mercati con la forza, diciamo così. Sì, perché guardi, se ci pensiamo bene, questo è un fenomeno frequente nella storia del capitalismo. Lo squilibrio economico che sfocia nella guerra militare. Purtroppo ci siamo nuovamente dentro. Ecco, a corredo di questo vorrei ricordare che spesso e volentieri le guerre sono state la conclusione di periodi caratterizzati proprio dal protezionismo. Dal libero scambismo che sfocia nel protezionismo e sfocia nella guerra. Sì, questo vale purtroppo anche per i nostri tempi e anche per l'Ucraina. Come se ne esce, professore, da quella che è una dinamica enorme, da quanto descrivete voi? Guardi, se ci pensiamo bene, le guerre militari si sono sempre risolte con un tavolo finale in cui le decisioni territoriali erano quelle più visibili, ma le decisioni economiche erano le più importanti. Ora, nel nostro libro noi segnaliamo un fatto di cui poco si parla. Le autorità cinesi, tanto per fare un esempio, dichiarano continuamente che se gli Stati Uniti vogliono aprire concretamente una via diplomatica e di pace in Ucraina e negli altri focolai del mondo, dovrebbero in primo luogo smetterla di bloccare le esportazioni della Cina, della Russia e dei loro alleati. Il guaio è che gli americani sono indebitati e quindi non vogliono abbandonare la politica protezionista. Quindi in sostanza al momento sono lontani, ma il problema chiave sta proprio lì, cioè si tratta di capire se ci si può sedere a un tavolo delle trattative per cercare di gestire politicamente e pacificamente l'enorme squilibrio nei rapporti di credito e debito che è stato creato dalla globalizzazione. Quindi professore, mi faccia capire, non conviene a nessuno essere debitore e non conviene a nessun altro essere creditore? Non essere né creditori né debitori, questo lo diceva Shakespeare in Amleto, credo che valga ancora oggi. Senta, ma l'Europa in tutto ciò, abbiamo appunto gli Stati Uniti che sono un paese debitore, la Russia, la Cina un paese creditore, e l'Unione Europea come si pone in questo scenario? L'Europa purtroppo è una terra di mezzo in tutti i sensi, lo è anche nel senso che ha una posizione finanziaria complessa fatta al suo interno sia di creditori che di debitori. Anche per questo io temo, al di là delle fanfare della signora von der Leyen,
è difficile per l'Europa prendere una posizione unitaria su questa guerra. Discutiamo anche di questo nel nostro libro. Benissimo, professore, riagganciandoci a Shakespeare, insomma, c'è ancora molto marcio, non in Danimarca ma altrove, insomma, e bisognerebbe risolverlo. Sì, direi di sì. Grazie, professore, di essere stato con noi.